In quel tempo, mentre il Signore Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». Al Monte degli Ulivi, poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero: «Di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». E Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno, e sentirete di guerre e di rumori di guerre». Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati al Buon Contagio della Parola. Oggi per la Chiesa di Rito Ambrosiano inizia ufficialmente il tempo di Avvento, il tempo che ci prepara al Natale di Gesù. Un tempo di attesa nel quale siamo invitati a predisporre il cuore per poter accogliere al meglio delle nostre possibilità il dono dell'incarnazione di Dio. Sì, il Divino entra nell'umano e si fa vicino in un modo incredibile e del tutto inaspettato. Condivide con noi la vita della carne perché la nostra carne capisca di essere in condivisione con la sua. Sembra pazzesco, ma questo in fondo è quello che ci dice Gesù con la sua persona. Come avete sentito però nello stralcio di Vangelo che abbiamo ascoltato in apertura, in questa prima domenica di Avvento non si fa direttamente menzione del Natale. Il Vangelo che invece ci viene proposto è il famoso brano del Vangelo di Matteo, il capitolo 24, dove i discepoli interrogano Gesù riguardo alla fine dei tempi. Infatti gli chiedono: «Di a noi quando accadranno queste cose». I discepoli sono preoccupati di sapere quando tutto finirà. Sì, la loro attenzione è sbilanciata sulla fine, senza rendersi conto che è lì, nel loro presente, che si sta veramente svolgendo un racconto d'amore fatto di carne divina sotto i loro occhi, il racconto di carne della persona di Gesù, il quale però non rinuncia a rispondere ai suoi, ma sposta l'attenzione dalla fine del mondo al fine del mondo, un fine che non può che essere l'amore. «Badate che nessuno vi inganni», dice Gesù ai discepoli, iniziando poi ad elencare tutta una serie di cose che nel loro insieme si potrebbero parafrasare forse in questo modo: non lasciatevi ingannare da chi ci allontana dalla logica dell'amore che si dona per far fiorire la vita, ogni vita. Perseverate invece nell'amore contro ogni cosa che sembra convincerci invece del contrario. Continuate ad amare, ostinatamente continuate a credere nell'amore, nella tenerezza, nella forza apparentemente debole di una carezza, di un sorriso. Custodite la bellezza anche in mezzo alle macerie, seminate, piantate fiori anche in una discarica, perché la bellezza ha bisogno della nostra speranza. L'incarnazione di Dio in Gesù Cristo avviene come un racconto vivo d'amore che persevera fino alla fine per donarci la vita. E così, grazie a Lui, anche noi oggi siamo capaci, se vogliamo siamo capaci di usare la nostra libertà per raccontare l'amore con la nostra vita. E questo sopra e nonostante i rumori delle guerre, sopra e nonostante le difficoltà e le sofferenze della vita che pur ci sono. La gloria di Dio, infatti, è l'uomo vivente e l'uomo vive davvero soltanto nell'amore. In questo dobbiamo credere. Vi lascio adesso con questo monologo di Simone Cristicchi che appunto si intitola Credo. Parole bellissime, intrise di speranza che riassumono davvero bene 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 quello che ci siamo appena detti e che possono aiutarci a fissare lo sguardo del nostro cuore non tanto a una fine futura quanto invece al fine ultimo di ogni essere umano. Un grande saluto amici. Buon inizio d'Avvento e che il Signore vi dia pace. Ciao. Credo nello sguardo della Gioconda e nei disegni dei bambini, nell'odore dei panni stesi e in quello delle mani di mia madre. Credo che quando la barbarie diventa normalità, la tenerezza sia l'unica rivoluzione. Credo che la vera gioia sia riuscire a sentirsi parte di un panorama incantevole, pur non essendo altro che un minuscolo granello di sabbia. Credo che la lingua di Dio sia il silenzio e il suo corpo, la natura.
credo alla potenza del soffione, quel piccolo fiore selvatico che cresce ostinato tra le pieghe dell'asfalto, e anche in mezzo a mille difficoltà lui riesce comunque a farcela. Credo nelle stelle cadenti, quelle che poi si rialzano e vanno avanti. Credo nel pesce fuor d'acqua, perché è l'unico che poi si è evoluto. Credo che chi non vive il presente sarà sempre imperfetto, pure da trapassato, perché la vera sfida è debuttare ogni giorno, tutto il resto è repertorio. Credo che non sia la bellezza che salverà il mondo, ma siamo noi che dobbiamo salvare la bellezza. Credo nell'amore sprecato, buttato via, in chi sa donarsi agli altri senza chiedere niente in cambio, e che la parola amore, se la scomponi, diventa tutto il contrario della morte. Amore, alfa privativo, mors, amors, amore, significa voglio che tu non muoia mai. Credo che alla fine della nostra vita non ci sarà chiesto quanti soldi abbiamo guadagnato, quante case abbiamo comperato, ma quanta bellezza, quanto amore c'è in più dopo il tuo passaggio sopra questa terra. Credo che non ci sia peggior peccato che non stupirsi più di niente, e che tutta la scienza, la cultura e l'intelligenza del mondo non basti, e che a volte bisognerebbe soltanto inchinarsi davanti a questo grande mistero in cui tutti siamo immersi, al miracolo di questa vita che va avanti, nonostante tutto, non si ferma e si trasforma ogni secondo.